22 è spassosissima. Vi presento 22. Non voglio andare sulla Terra. Smetti, ribellati. Non ci vado. La interpreto con piacere, non con facilità, devo dire, perché in questi cambi d'umore ci sono dei cambiamenti continui che non sono facili da seguire, però no, davvero è divertentissimo. Tranquillo, un'anima qui non può essere schiacciata, per quello c'è la vita sulla Terra. Di Soul la cosa che mi è piaciuta di più è proprio l'argomento generale. Vale la pena vivere la vita per cercare la propria scintilla, quel qualcosa di speciale per cui siamo destinati. È una ricerca bella, interessante. Ti trovi nell'antemondo, dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. La mia passione è il lavoro che faccio, è anzitutto una passione, e poi insomma ne ho altre, ma sono forse meno interessanti, tipo l'orto. Non so che ruolo abbia avuto la fortuna nella mia vita e non so nemmeno se esista la fortuna, però certo che ci sono delle condizioni nella vita che sono favorevoli, in cui devi farti trovare pronto, preparato per affrontare una nuova sfida. La mia vita. Un mentore, qualcuno che ti guida veramente. Beh, mi è capitato per esempio quando ho cominciato a lavorare in radio, ero veramente giovane e ho avuto la fortuna di lavorare a fianco di Enrico Vaime, grandissimo autore che mi ha insegnato a capire che avrei voluto scrivere, che avrei voluto fare l'autrice di sketch comici, in quel caso radiofonici. Poi li ho fatti anche in video e sono diventati parte del mio mestiere. Non lo sapevo, quindi un mentore è anche quello che ti aiuta a capire qual è la tua strada. Aiuti a tornare indietro. Andiamo! Nella mia vita la musica è sempre presente, nelle mie giornate, perché l'ascolto, e a volte fa parte anche del mio lavoro. Quando ero ragazza ho anche pensato di fare la cantante, perché cantavo nei locali, e poi però avrei voluto fare tante cose. Il mestiere che mi consentiva di fare più cose contemporaneamente era fare l'attrice. Ho dovuto passare per quella strada lì per poi capire che quella che mi piaceva era un'altra. Aiuto! Non ho finito! Oddio! Oddio, oddio! Il destino continuamente sconvolge i piani. È il bello e il brutto delle incognite della vita. Il destino esiste, bisogna accettarlo, altrimenti insomma non varrebbe la pena di vivere la vita.